Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video di The Mammoth Reflex. In questo video di oggi andrò a dirvi quelle che sono le mie impressioni sulla nuova Fuji X-T4 dopo averla abbondantemente provata. Non sarà una recensione ricca di numeri, megapixel e secondi, millisecondi o quant'altro, ma saranno piuttosto le mie impressioni, soprattutto confrontandola con la Fuji X-T3 di cui sono felice possessore, e vi andrò a dire quelli che sono i pro e i contro tra le due macchine e quello che mi ha sorpreso del nuovo modello di casa Fuji. Vi ho fatto prima un attimo a elencare quelle che sono le affinità tra le due macchine prima di andare nel profondo a vedere quali sono le cose diverse tra i due modelli. Le due macchine montano lo stesso sensore e lo stesso processore, si tratta di un APS-C da 26.1 megapixel e anche la risoluzione ISO è la medesima, da 160 a 12.800 diciamo nativi, che si possono estendere a 51.200 ISO, ecco, senza arrivarci, diciamo che fino a 6.400 ISO siamo assolutamente tranquilli. Il corpo in alluminio e policarbonato delle due macchine è sostanzialmente uguale, c'è una differenza di una quarantina di grammi in più per la X-T4, ma siamo veramente lì, anche la disposizione dei tasti è la medesima, cambia davvero poco. L'otturatura invece è nuova nella X-T4, che ci permette di arrivare a 15 fps al secondo per quello meccanico, mentre 30 per quello elettronico. L'autofocus è ulteriormente migliorato, sempre fantastico, velocissimo e preciso, anche l'eye tracking è stato migliorato. Poi dipende sempre da che obiettivo andremo a montare, ovviamente le prestazioni cambieranno anche in base a questo. È cambiata la batteria, e ora si chiama VP235, che ha una forma leggermente diversa e garantisce più scatti, fino a 500 scatti in modalità economy sono garantiti da questa nuova batteria. Una nuova funzione interessante introdotta con la X-T4 è bilanciamento del bianco, quindi invece di avere il solito bilanciamento del bianco manuale, automatico o secondo tungsteno, fluorescente eccetera, abbiamo una nuova tipologia di bilanciamento, con bilanciamento del bianco priorità bianco o priorità ambiente, quindi dipende da in che ambiente ci troviamo, la macchina andrà ad analizzare il bianco e cercherà di ricreare una composizione in cui bianco è naturale, e spesso ci azzecca, devo dire. Altra funzione interessante la andiamo a trovare nel menu sotto la chiave inglese, sotto il nome USB, rip back, qualcosa del genere, quindi una cosa non proprio immediata, detta in parole povere è la possibilità di collegare la X-T4 al nostro PC tramite l'uscita USB tipo C, e togliere la scheda SD da questa macchina, metterla nel computer e utilizzare il processore quad core della fotocamera per aiutare il PC a elaborare le immagini, sì, perché quando abbiamo a che fare con immagini parecchio grosse, con molti megapixel, molti megabyte da spostare e un PC magari un pochettino lento, questo è sicuramente un aiuto interessante, una novità gradita. Abbiamo anche un'altra simulazione pellicola, ovvero l'Eterna Bleach Bypass, che non è presente nell'X-T3, che offre alto contrasto e basse saturazioni. L'ho provata, non è che mi entusiasmi, ma è comunque una cosina in più. Fin qui possiamo dire che le due macchine sono quasi identiche, riescono a fare lo stesso tipo di fotografia, restituiscono lo stesso tipo di JPEG fantastici. Ora andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche un pochino più diverse e cosa, in cosa, in soldoni, si differenzia la nuova X-T4. Ecco, detto del corpo quasi identico, vediamo una piccola ma significativa differenza tra i due modelli, ovvero qui nella nuova X-T4 abbiamo una leva che ci fa passare da still, ovvero le fotografie, a movie, ovvero la registrazione dei video. All'interno i menu saranno differenziati, quindi su still avremo tutto il menu per la fotografia e su movie tutto il menu per quanto riguarda i video, quindi un'organizzazione accurata delle due cose, si fa molto molto prima andare a settare ogni settore. Naturalmente passando da still a movie tutte le impostazioni rimangono salvate, quindi non c'è bisogno di andarle a cambiare ulteriormente. Anche il tasto Q, il tasto quick, funziona sia nelle still con tutte le impostazioni sia nel movie con tutte le impostazioni, una cosa che devo dire molto molto gradita, che aiuta rispetto a prima, in cui per passare da movie a immagini c'era da passare tramite il bracket, il single shot, la pluriesposizione eccetera, era un pochino macchinoso. Qui movie, foto, fatto, tutto differenziato, tutto perfettamente catalogato.
Novità tanto attesa dagli appassionati di fotocamera, gli appassionati di Fuji, ovvero lo schermo posteriore flippabile. Sì, perché nel modello precedente non si poteva fare questa operazione, non ci si poteva riprendere facendo dei video, e detto questa mancanza ci turba un po'. Infatti il modello precedente si poteva spostare in questo modo, si poteva spostare in diagonale, potevi metterla a pozzetto. Però ragazzi, se questo è il motivo principale che vi porta a scegliere la nuova X-T4 rispetto alla X-T3, ecco, io non lo vedo un gran motivo, anche perché adesso vi svelo, esiste un aggeggino, termine tecnico, che potete comprare su Amazon a 14 euro. Si tratta di un pezzettino di plastica con uno specchio che, se voi mettete il vostro display posteriore a pozzetto, ci mettete sopra, che si avvita nella slitta, questo patacchino di plastica con lo specchio, potete autovedervi se vi fate dei video. Quindi al prezzo di $15 potete, avete la possibilità di autoriprendervi. Se questa era la differenza, si può risolvere così. È una cosetta che esiste per Fuji X-T3, per Sony Alpha, per Nikon, per tanti modelli, è molto economica. E se questo, ripeto, era uno degli aspetti che vi poteva portare a scegliere X-T4 rispetto all'X-T3, ecco, ve lo risolvo così. Ma veniamo alle cose ben più importanti. Come detto prima, le due fotocamere montano lo stesso sensore e lo stesso processore, ma sulla nuova X-T4 c'è lo stabilizzatore, e non è lo stesso dell'XH1. Infatti all'uscita delle X-T3 in tanti dicevano, se questa macchina montasse lo stabilizzatore dell'XH1 sarebbe veramente il top. Ebbene, oggi c'è sulle X-T4, questo stabilizzatore c'è, è un altro tipo rispetto a quello dell'XH1, studiato appositamente per questo modello, senza molle o spirali, ma una stabilizzazione magnetica IBIS o IBIS, che dir si voglia, su 5 assi. E devo dire che funziona veramente. Se facciamo riprese video a mano e delle piccole clip e ci muoviamo in questo modo, o più o meno lentamente, grazie allo stabilizzatore avremo sicuramente delle immagini molto molto nitide, un video scorrevole, assolutamente privo di sfarfalli. Nella fotografia serve molto di più, se posso dirlo, questa funzione, perché ci permette di recuperare fino a 6 stop, ovvero, se è vero che fanno le stesse fotografie le due macchine, grazie a questo stabilizzatore è possibile fare fotografie in ambiti in cui la X-T3 magari non riusciva o non si aveva un certo obiettivo luminoso. Quindi anche in assenza di luce o con luce molto basse si possono andare ad allungare i tempi di esposizione senza l'effetto mosso che ne può derivare, quindi sicuramente molto molto utile. Sempre riguardo alla stabilizzazione, questa può essere utilizzata in accoppiata con quella dell'obiettivo, quindi accoppiare la stabilizzazione dell'obiettivo con quella del sensore. In più si può aggiungere anche la stabilizzazione digitale, andando a fare 3 stabilizzazioni. Ecco, come detto, funziona molto bene per le piccole clip, le piccole riprese. Chiaro che se andiamo ad inseguire correndo un soggetto o ci muoviamo troppo velocemente, soprattutto utilizzando anche la stabilizzazione digitale, c'è un pochino l'effetto smarmellone che può venire fuori, per esempio con un telefono cellulare, giusto per farvi capire, quando lo muoviamo velocemente. Ma in altre situazioni, se non chiediamo troppo, abbiamo sicuramente video molto molto fluidi. Non siamo magari al livello di un Cage con un gimbal che dir si voglia, super professionale, quindi fare dei piani sequenza di un certo tipo, ma questa stabilizzazione con sensore, devo dire che funziona molto molto bene. Le prestazioni già notevoli sotto l'aspetto video della X-T3 vengono ulteriormente migliorate con il nuovo modello X-T4, e questo la colloca sicuramente al top per quanto riguarda le APS-C. Riesce infatti a registrare filmati in 4K a 60 frame per secondo con un bitrate fino a 400 MB al secondo, ovvero tanta tanta qualità. Non siamo naturalmente obbligati ad utilizzare tutta questa qualità. Può registrare file video in MOV di due tipi, o anche in MPEG se vogliamo fare un video
un pochino compresso da andare a utilizzare in rete e non vogliamo tutti questi bitrate, tutti questi megabyte utilizzati. Naturalmente si può scegliere l'aspetto a 3/2, a 16 noni, a 17 noni. Altra cosa interessante, c'è la possibilità di registrare fino a 240 frame per secondo in full HD. Questo ci è molto utile se vogliamo fare degli slow motion molto fluidi, ricchi e pieni di dettagli, sicuramente una funzione gradita ai videomaker. Altra funzione interessante è la registrazione con F-Log Assistant, ovvero la macchina registra in F-Log mentre noi abbiamo la possibilità simultaneamente di vedere come sarà il video colorato, diciamo. Questo ci aiuta a già capire un po' meglio l'esposizione, i colori come verranno, e ci dà una bella mano. Secondo me è una funzione molto interessante. Carina anche l'idea di cambiare i diaframmi direttamente dal corpo macchina in modo così silenzioso mentre stiamo registrando, piuttosto di utilizzare la ghiera sull'obiettivo che magari sflicchera un pochettino e fa un pochettino di rumore. Tra i pochi aspetti contro, diciamo, di questo nuovo modello, abbiamo per esempio, andando ad aprire lo sportellino laterale, ci accorgiamo che manca l'uscita per le cuffie. Sì, perché c'è il microfono, c'è il controllo remoto, ma manca un'uscita per le cuffie. Questo può essere un pochettino un problema che Fuji ha pensato di evitare, includendo nella confezione questo piccolo USB che diventa un jack dall'altra parte, che si può andare ad attaccare all'uscita USB della macchina. Sì, questo io lo perderei nel giro di una settimana e non lo vedo molto pratico andare ad ascoltare con le cuffie utilizzando anche un altro cavetto, però sono finezze. Altra cosa che manca nella XT4 è un caricabatterie, che verissimo è venduto a parte al prezzo di 70 euro, ma nella confezione manca. Abbiamo invece questo trasformatore con un filo USB di tipo C da andare ad attaccare direttamente alla fotocamera, quindi la batteria si ricarica attaccando questo filo alla fotocamera. Non è un grande cambiamento, ma pensandoci, non posso caricare un'altra batteria mentre questa è in utilizzo. Dovrei caricare tutta questa, estrarla, metterne un'altra e caricarla a sua volta, così almeno ho un cambio. Una cosa un pochettino brigosa che si può naturalmente compensare con l'acquisto a parte del caricabatterie, o se dobbiamo fare lunghe sessioni mettere direttamente un battery pack, un battery grip come viene chiamato, con già tutte le batterie all'interno e una lunga durata assicurata. Altra mancanza nella confezione della XT4 rispetto alla XT3 è il piccolo flash a slitta a parte, che nell'XT3 c'è, nella XT4 no. È vero che anche questo si può acquistare per una cinquantina di euro, ed è vero che è una macchina che si rivolge ai professionisti, quindi si dà per scontato che un professionista abbia il suo bravo flash a slitta e abbia i suoi accessori, quindi il fatto che manchi un piccolo flash non è un grande problema. Fuji è stata gentile, ci ha concesso anche la possibilità di provare, oltre alla XT4, anche diversi obiettivi, tra cui questo ottimo XF50 F2, naturalmente è tropicalizzato, funziona molto bene, un obiettivo perfetto per quanto riguarda la ritrattistica, e soprattutto questo nuovo 35 mm F2. Questo è l'XC, non è un VR, quindi non è tropicalizzato. Ci manca la ghiera, quindi è tutto essenziale, plastica al 100% sia per l'attacco che per il barilotto, è veramente molto molto piccolo ed è perfetto per essere utilizzato per la street photography. È un'alternativa più economica rispetto al VR, sempre F2 XF, che arriva a costare 400 e tanti euro, questo ne costa 200, ovvero la metà, quindi ci dà la possibilità di impratichirci, imparare e sperimentare la street photography e comunque tutti quegli ambiti della fotografia in cui un 35 mm, che è un'ottica naturale, che su APS-C diventa 50 mm, si possono utilizzare. La mancanza della ghiera con il controllo dell'apertura non deve essere un problema, perché si controlla direttamente dalla macchina. Avendolo provato, devo dire che ha un pochino di aberrazione, soprattutto negli angoli, fa un pochino di bombature, cosa che
né il 50 mm né l'obiettivo in kit 18-55 fanno. E comunque sicuramente un obiettivo molto molto valido e piccolino, sta dappertutto. Ecco, se andiamo a fare un paragone con il 16-55 f2.8 che ho per la mia X-T3, ecco, vedete che le dimensioni sono parecchio differenti. Questo è un vetrone piuttosto pesante, ma delle performance assolute. Devo comunque dire che già l'obiettivo standard per partire va molto molto bene. Il 18-55 del kit è un ottimo obiettivo. E a proposito di kit, veniamo ai prezzi della X-T4, che viene offerta con solo corpo al prezzo di 1.830 euro, prezzo che arriva a 2.340 euro con l'ottica appena nominata 16-55 del kit. Arrivati alla fine del video, sono o no soddisfatto della nuova X-T4? Beh certo, una grande macchina, sicuramente tra le migliori, se non la migliore in ambito video, ma non solo, per quanto riguarda le fotocamere APS-C. Conviene un passaggio da X-T3 a X-T4? Ma personalmente no. Per quanto riguarda lo schermo, ho detto che non ho grande differenza, non è che mi cambia molto tra questo e questo flippabile, anche perché mi piace, per quanto riguarda la Steve Photography, appoggiare la X-T3 sulla mia borsa mentre vado in giro, mettendo questo tipo di visuale a pozzetto e poter scattare in stealth, diciamo in incognita, cosa che diventa un pochettino più difficile con la X-T4, dove dovrei girare tutto lo schermo in questo modo e non vedo allineato l'obiettivo con il display. Questione display a parte, sicuramente ci sono dei vantaggi sotto l'aspetto video innegabile. Se questo è il vostro settore, è una macchina assolutamente al top. Merita il salto, per quanto mi riguarda, secondo me, se arrivate ad una X-T2 o una X-T1, sicuramente ci sono più funzioni o altro. Ecco, non la vedo come fotocamera da vlogger, nonostante la possibilità di tiltare il display e di autoriprenderci con le ottime funzioni per quanto riguarda l'autofocus, con le ottime risoluzioni audio-video, però sì, diventa un pochettino pesante stare lì con un bastone o tenendolo anche solo in mano, andarsi a riprendere in questo modo spostandoci. Sicuramente è preferibile un altro strumento, ma all'occorrenza, nel caso dovessimo fare un piccolo vlog una volta tanto o dover raccontare qualcosa, questa ce lo permette di fare in modo più sicuro, diciamo, per il risultato rispetto alla X-T3. Vi ho elencato un pochino i pro e i contro tra le due macchine, tutte le novità riportate sul nuovo modello, e spero che sia stato vagamente interessante questo video, vi possa aiutare a capire meglio questo nuovo prodotto di casa Fuji o indirizzarvi nell'acquisto magari di una nuova fotocamera. Per oggi direi che è tutto, vi ricordo di seguire The Mammoth Reflex su tutti i social, Facebook, Instagram, sul nostro sito, sempre aggiornato sulle mostre di fotografia, sugli ultimi arrivi tecnologici, sulle segnalazioni di corsi o scuole di fotografia. Direi che per oggi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, ad un prossimo video, ciao!